Buongiorno, il video di oggi è per rispondere alle domande più frequenti che mi vengono fatte in merito alla corsa. Quest'anno, grazie anche alla primavera precoce, ho ricevuto tantissime richieste di podisti che vogliono partecipare alle lezioni di corsa e questo mi fa piacere perché una volta il podista tradizionale pensava che bastasse mettere un paio di scarpe da corsa e uscire, mentre adesso si sta iniziando a capire che questa pratica è molto pericolosa e che la corsa, come tutti gli sport, richiede tecnica e abilità. Nella speranza di gettare luce e di chiarire il più possibile i vostri dubbi, passiamo a rispondere alla prima domanda. Qual è la scarpa più idonea alla corsa? Prima di rispondere a questa domanda devo farne io una. Possiedi tutti i requisiti fisici per correre? Sto parlando di tutti quei requisiti che io richiedo ai candidati che vogliono partecipare alle mie lezioni di tecnica di corsa. Sono requisiti che riguardano la posizione e la stabilità della colonna, la respirazione, la dinamica e la statica degli arti inferiori e la mobilità dinamica degli arti superiori. Una volta che possiedi questi requisiti posso rispondere alla tua domanda, altrimenti il mio invito è quello di andare a rivedere i video che ho pubblicato l'anno scorso. Detto questo, la calzatura più idonea per correre in un mondo ideale è semplicemente il tuo piede. Non potendo sempre fare ciò, ti consiglio una calzatura minimalista che rispetti al massimo le articolazioni e la propriocezione del tuo piede. Quindi, oltre ad avere una forma larga per rispettare la larghezza del tuo avampiede, oltre a essere estremamente flessibile a livello di suola e di tomaia, deve anche essere leggera per non alterare la propriocezione. Spesso, infatti, calzature relativamente pesanti vanno a ingannare il cervello facendo credere che il piede si trovi in una posizione nello spazio piuttosto che un'altra, e questo altera tantissimo quella tecnica innata che noi abbiamo di correre. Correre fa male alla schiena? Questa domanda mi viene fatta tantissimo da tanti tipi di persone, da quelli che non vorrebbero correre e cercano una scusa, da quelli che hanno problemi alla schiena e temono che la corsa possa peggiorare, a persone che semplicemente dicono: ah, tu insegni a correre, dimmi questo perché un mio amico lo fa. In realtà correre non può fare male alla schiena se fatto bene, perché si tratta di un movimento naturale e forse anche il più naturale per l'uomo. Molti antropologi paleolitici pensano addirittura che il nostro cervello si sia evoluto in modo parallelo al nostro piede relativamente alla sua capacità di correre e quindi di spostarsi in modo efficiente in distanze maggiori per cercare cibo di maggiore qualità. Quindi correre di per sé non fa male alla schiena, ma per un uomo moderno che passa gran parte della sua vita seduto, indossando calzature praticamente sempre sbagliate, pensare di uscire e andare a correre, a macinare chilometri, è profondamente sbagliato, come dimostrano le statistiche. Le statistiche dicono che la corsa, a parità di ore praticate, è il più a rischio di infortunio rispetto a qualsiasi altro sport. Quindi il mio consiglio è quello di farvi analizzare tecnicamente, valutare se possedete tutti i requisiti fisici per farlo e soprattutto imparare la tecnica prima di dire metto le scarpe e vado a correre. Lo so che è un'attività bellissima, vi mette a contatto con la natura e voi pensate che sia la cosa più libera e facile del mondo, ma purtroppo al giorno d'oggi non è più così. Imparate bene la tecnica, diventate prima forti e bravi, poi potete fare tutto quello che volete. Come mai, guardando tante persone correre, si osservano tante diversità? Si tratta di tecnica o di stile? Quando mi viene fatta questa domanda, spesso la persona vede delle grosse differenze perché sono delle differenze relative ad errori. La tecnica in realtà è una sola, quindi lascia poco spazio all'interpretazione, c'è solo margine per qualche piccola variazione di stile. Ad esempio, io e un mio amico stiamo correndo i 5.000 metri alla stessa velocità, solo che io, per le mie caratteristiche fisiche di elasticità, mi trovo meglio a correre a 95 passi al minuto,
mentre lui si trova meglio a correre a 92 passi al minuto. Questa è una differenza di stile. Siamo entrambi sopra la soglia minima per mantenerci elastici, ma io mi trovo meglio con una frequenza maggiore. Quindi stiamo facendo le stesse cose, ci stiamo muovendo alla stessa distanza, alla stessa velocità nello spazio per compiere la stessa distanza, ma i gesti che compiamo sono ripetuti con una frequenza leggermente diversa per me e per lui. Questa è una differenza di stile. Ma se io tengo la posizione corretta mentre il mio amico muove la testa destra sinistra o ricorrentemente alza la spalla destra, quella è solo una differenza data da errori tecnici del mio amico che non è in grado di tenere la postura corretta durante tutta l'azione della corsa. Un'altra differenza di stile potrebbe essere l'altezza alla quale solleviamo il nostro piede. Io che corro una frequenza maggiore probabilmente solleverò il mio piede a un'altezza inferiore rispetto al mio amico, mentre la direzione in cui entrambi solleviamo il nostro piede non può variare. Questo sarebbe un errore macroscopico e quindi facilmente visibile anche dall'osservatore inesperto. Questo video è finito, ovviamente non ho potuto rispondere a tutte le domande, ma come sempre faccio in questi casi, io raccolgo tutte le domande in questo volume che do in omaggio ogni volta che mi viene prenotata una consulenza in merito alla corsa. Vi ricordo che se volete lavorare sulla vostra tecnica di corsa e valutare anche il vostro rischio di infortunio, potete scrivermi a info@triquilibrium.com. Buon lavoro!